sono qui al quinto congresso nazionale Geodate per parlare di risonanza magnetica ed edema osseo. Ed in particolare affronterò il tema del grading, ovvero della quantizzazione dell'edema osseo in risonanza magnetica, ma anche quello della possibilità di valutare l'edema osseo e la sua relazione con l'efficacia terapeutica nelle patologie artritiche. Tutti conosciamo l'importanza dell'edema osseo nella patologia artritica, sia per la diagnosi fondamentale, sia per il valore prognostico nel prevedere l'evoluzione della malattia, ma anche nel monitoraggio della terapia. Restano tuttavia delle questioni aperte su questo argomento ed in particolare sul fatto che, nonostante dei trattamenti terapeutici, spesso l'edema osseo persiste negli esami di risonanza magnetica dei pazienti trattati che comunque hanno una risoluzione della sintomatologia. Questo perché l'edema osseo non è poi un'alterazione specifica, ovvero non sempre correla direttamente con l'infiltrato infiammatorio cellulato all'interno dell'osso e quindi è importante saper distinguere quanto questo rappresenti ancora infiammazione residua oppure quanto invece rappresenti solo un'alterazione aspecifica. E il gruppo di studio di cui faccio parte, insieme come radiologo, insieme ad ortopedici, reumatologi e medici interni, si occupa proprio di fare chiarezza su queste questioni al fine di meglio gestire il trattamento dei pazienti affetti da artrite.